Allora, Roberto, tu coordini la business line che si occupa di upskilling e reskilling. Sono andata a vedere entrambe parole di grandissima attualità, perché oggi il tema dei talenti in generale della formazione è fondamentale per tutti gli attori della filiera del mondo del lavoro. Lo si dà sempre per scontato lato candidato, ma in realtà è fondamentale anche per il mondo delle aziende, che siano imprese, microimprese o anche persone che si apprestano a intraprendere un percorso di imprenditorialità. È inevitabile oggi avere come priorità il tema della crescita, dell'evoluzione, del continuo apprendimento delle persone del team. Questo perché il ciclo delle competenze è sempre più breve, quindi tutto cambia a un passo e un ritmo che non sono mai stati visti prima. Ci chiediamo e ti chiediamo soprattutto, ma questa tendenza in qualche modo si può accogliere, affrontare? In che modo possiamo prepararci e rispondere a questo cambiamento? Bene, allora, intanto grazie per la domanda. Il tema, come dicevi tu, è un tema molto caldo, molto sentito, che soprattutto è stato fortemente accelerato dagli ultimi 2 anni. Abbiamo vissuto 2 anni particolarissimi, la pandemia ha dato un boost enorme a quello che è il cambiamento, soprattutto all'uso della tecnologia e dell'innovazione. Legato al mondo delle competenze, come dicevi poc'anzi, c'è tutto il tema di quanto le competenze che andiamo ad allenare, che andiamo a rinforzare oggi, sono sfruttabili domani. Abbiamo fatto uno studio come Manpower in collaborazione con EY e Pearson su quelli che sono i mestieri del futuro. Da qui al 2030 si stima che la metà dei mestieri che dovranno essere affrontati ad oggi non esistono, perché sono in qualche modo legate alle nuove tecnologie, all'innovazione, quindi ha una capacità di innovare che ad oggi non riusciamo neanche a vedere. Un altro elemento secondo me interessante di riflessione, che può essere utile anche ai ragazzi che sono collegati con noi, è la lista che ogni anno il World Economic Forum stila in merito alle 10 competenze maggiormente richieste a livello mondiale nel mondo del lavoro. Se l'andate a vedere, negli ultimi 2 o 3 anni scalano la classifica quelle che vengono definite competenze soft, quindi mentre si danno per scontato competenze cosiddette hard, quelle tecniche, le aziende cercano sempre di più quelle competenze che sono legate ai comportamenti, agli atteggiamenti, appunto tutte quelle competenze che non si imparano all'università o a scuola, ma che in qualche modo devono essere allenate. C'è un forte filone legato alle neuroscienze, soprattutto nella formazione, che è molto di tendenza in questo momento, che sostiene che il cervello, come qualsiasi altro muscolo, se allenato può cambiare, può addirittura crescere. Ci sono degli studi che dimostrano che di nanomillimetri ma il cervello cresce. Questo per dire che, come ogni altra cosa, se ci si allena a un determinato comportamento, a un determinato atteggiamento, si possono cambiare comportamenti, si possono cambiare abitudini, si possono cambiare anche le performance, perché poi relativamente al mondo del lavoro è di questo che parliamo, no? All'efficacia di un comportamento, all'efficacia di un atteggiamento. Come Manpower, quello che è l'invito che facciamo alle persone con cui ci confrontiamo, avendo un osservatore privilegiato sia sul mondo del lavoro che sul mondo delle aziende, è di avere un atteggiamento curioso e un'attitudine a quella che abbiamo definito learnability, cioè questa capacità e questa voglia che non deve mancare mai a tutti noi. Qui non faccio differenze di età, no? Cioè, sia che si è giovani che si è meno giovani, la curiosità, la capacità di voler imparare sempre, di voler fare sempre cose nuove è fondamentale per riuscire a restare, come dire, sulla cresta dell'onda di quel cambiamento che ormai quotidianamente ci pervade. Fino a qualche anno fa, parlo di 10 anni fa, non parlo di un secolo fa, si facevano previsioni a 5 anni, a 10 anni. Ad oggi non è più pensabile fare previsioni di questo tipo di ciclo economico, si fanno business plan a 6 mesi. Chi non riesce ad interpretare questi cambiamenti, i cambiamenti in maniera veloce, è destinato a scomparire. Ci sono esempi in letteratura, ma anche nel recente passato, di aziende che non hanno colto i segnali deboli e si sono ritrovati fuori mercato pur essendone protagonisti. Mi riferisco a Nokia, mi riferisco a BlackBerry, mi riferisco a Kodak, tutti esempi che potete vedere con le vostre mani andandovi a documentare. Quindi veramente un consiglio, un suggerimento spassionato
è di cercare di non perdere mai quella luce, quella brillantezza, quella curiosità che vi porta a farvi una domanda in più, che vi porta a farvi chiedere perché si fa una cosa e come si può raggiungere. Quindi ecco, questo vuole essere un po' lo spunto che metto sul tavolo e che vorrebbe aiutarvi in qualche modo a fare sempre meglio il vostro mestiere, ma in generale a fare sempre meglio il vostro viaggio, un viaggio di crescita che in qualche modo vi porterà dove la vostra passione vi spinge e dove la vostra curiosità vi spinge. Vi lascio e chiudo il mio intervento con una citazione che spesso uso, è un proverbio cinese che dice che imparare è come remare controcorrente. Se ti fermi o se smetti, torni indietro. Quindi ecco, questo è davvero il mio invito a tutti voi, a tutti noi, perché anche io sono coinvolto, a non smettere mai di remare per imparare sempre cose nuove e raggiungere grandissimi successi.